A tutti bentrovati. In apertura questa suggestiva inquadratura dell'Isola d'Elba, raggiunta dalla cosiddetta nebbia di avvezione marittima, una nebbia dovuta al transito di aria mite e umida al di sopra delle acque più fresche del mare, un fenomeno tipico della primavera. Ma l'attenzione è tutta per quest'Italia vestita di rosso che di primavera ha ben poco. È il rosso delle temperature che stazionano ormai da alcuni giorni su valori ampiamente superiori alla norma. Guardate, giusto per fare un esempio, i 28 gradi di Bolzano, i 26 di Ferrara, passando poi dai 25 di Milano, Bologna, Roma, i 24 di Firenze, Cagliari, Lecce, Foggia. Insomma, non ci sono località che facciano eccezione da nord a sud, dalla montagna al mare. Sono tutti valori tra 4 e 8 gradi superiori alla media climatologica degli ultimi 30 anni. Un dato ancora più rilevante se si pensa che siamo usciti di recente da uno prolungato periodo con temperature caratterizzate invece da valori inferiori alla norma, il che ha contribuito certamente ad uno sbalzo notevole, diciamolo francamente, anche ben poco salutare. Artefice di tutto questo, di questo passaggio più estivo che primaverile, una figura anticiclonica, naturalmente, che vediamo ancora ben piazzata sul bacino del Mediterraneo, evidenziata da tutto quel sereno che domina la scena, soprattutto sui settori centrali ed orientali. Le masse nuvolose che arrivano da ovest e dall'Atlantico scorrono tutto attorno e non riescono a sfondare. Tuttavia, nei prossimi giorni, a partire da giovedì 26 aprile, il flusso perturbato atlantico inizierà effettivamente a scendere di latitudine, a ridurre, a ridimensionare sia in dimensioni che in potenza il campo di alta pressione. Questo passaggio, per quanto lento e parziale, indurrà una maggiore instabilizzazione atmosferica che si manifesterà però essenzialmente sulle nostre regioni settentrionali e soprattutto a ridosso dell'area alpina e prealpina, ma alcuni fenomeni non mancheranno anche sull'Appennino centrale. Andiamo allora a vedere come si traduce tutto questo in concreto con il quadro previsionale riferito alla giornata di martedì 24 aprile, che vedrà ancora il sole prevalere su tutto il territorio nazionale, le temperature permanere su valori superiori alla norma, ma con qualche nota di instabilità da mettere in conto sul Triveneto. Anche qualche modesto banco nuvoloso potrà transitare in giornata al centro-sud, ma senza conseguenze. Passiamo alla giornata di mercoledì 25 aprile, giornata festiva, nuovo rinforzo dell'alta pressione che garantirà tempo soleggiato ovunque, solo modesta attività cumuliforme pomeridiana in montagna e temperature praticamente estive. In giornata segnalo la tendenza ad un certo aumento della nuvolosità alta e stratificata sulla Sardegna, comunque senza conseguenze. Passiamo a giovedì 26 aprile con un tempo più instabile sulle Alpi e sulle Prealpi, con tendenza ad annuvolamenti facili e anche a qualche acquazzone pomeridiano serale. Nubi che transiteranno poi anche sulla Sardegna, ma qui saranno stratificate in direzione del centro peninsulare e poi anche del sud. Non saranno comunque accompagnate da fenomeni. Per il resto, vedete, tempo abbastanza soleggiato e profilo termico invariato, quindi ancora caldo. Per concludere, diamo uno sguardo alla tendenza successiva per il weekend del 1º maggio con questa carta probabilistica che ci mostra un possibile cambiamento. Notiamo per la giornata di domenica una saccatura atlantica allungarsi lungo i meridiani occidentali europei ed attivare quindi in direzione dell'Italia un marcato flusso di correnti di ritorno meridionali. Queste correnti si presenteranno sulle nostre regioni settentrionali a curvatura ciclonica, quindi associate ad un possibile peggioramento nello stato del tempo, con probabilità di piogge, mentre al centro e soprattutto al sud andranno ad attivare venti di scirocco, quindi ancora temperature miti e superiori alla norma e tempo comunque nel complesso più soleggiato, ancorché protetto appunto dall'alta pressione. Comunque nel prossimo video approfondiremo poi meglio questo aspetto. Per il momento è tutto, abbiamo terminato. A voi tutti vanno i miei più cordiali saluti. A risentirci da Luca Angelini.